Allora, benvenuti al Castello di Conversano. Buonasera a tutti, siamo a questo secondo incontro organizzato dai volontari del gruppo FAI di Conversano, dedicato alla riscoperta delle bellezze storiche e architettoniche della nostra città. Anche questa sera avremo una relazione di Tonino Farizzi, storico locale che tutti conosciamo, che ha una grande capacità, quello di raccontare anche con grandi riferimenti, importanti riferimenti scientifici, ma con estrema naturalezza e semplicità le cose del nostro passato, sempre con un fascino particolare. Conosco Tonino da tanti anni, molti di voi lo conoscono da tanti anni, ha pubblicato tanti studi, tante ricerche e continua in questo lavoro, in questa passione che lo consuma, e qui la moglie mi dà conferme, lo consuma, si può dire, quotidianamente. Saremo estremamente concreti, vi porto intanto i saluti di Alessandra Valente, che è il referente del gruppo di Conversano, a cui cedo subito la parola. Alessandra, vieni qui. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere venuti al nostro secondo appuntamento. Sì, questo è il secondo incontro che organizziamo con i volontari di Conversano. Stiamo provando a costituire un gruppo operativo sul nostro territorio che promuove, insomma, l'enorme ricchezza storica, paesaggistica, culturale di Conversano e dintorni. Io voglio ringraziare tutti i volontari di Conversano, quindi da Antonio Calì, Antonio Russo, che stasera presenta questo incontro, Tonino Panizzi, che è il nostro esperto, non posso chiamarlo storico perché si offende, comunque il nostro storico personale, Irene Bolognini, che ci supporta anche tutta la logistica, Tonia Zivoli, spero di non dimenticare nessuno, ho dimenticato qualcuno? Sì. Maria De Curri e Graziana, grazie al nostro amico. E Piero Nicolis, che stasera non è potuto venire. E ci terrei anche a ringraziare il gruppo di Monopoli, a cui Conversano fa riferimento, per aver organizzato le giornate di primavera, che hanno avuto, diciamo, un successo enorme. È stato un esordio del FAI a Conversano veramente di notevole prestigio. Quindi voglio ringraziare in particolare modo il capogruppo che è qui presente, Pino Taranto, insieme all'amministrazione, alla nostra vice sindaco e l'assessore Rotundo, che stasera porta i saluti dell'amministrazione. Quindi non voglio togliere l'assessore. Allora, lo tolgo e passo subito la parola per i saluti istituzionali all'assessore Rotundo. Buonasera a tutti. Prima di tutto, il saluto istituzionale. Naturalmente del sindaco, che è impegnato in altra sede, e sono poi tra l'altro qui con in grande compagnia, con Natalia, il vice sindaco e Maurizio Galliano, un altro collega. Diciamo, il FAI, i volontari di Conversano si chiamano, no? Si chiama così, i volontari di Conversano si sta già caratterizzando per la grande partecipazione e il grande interesse che sta suscitando all'interno della nostra città. Non è un caso perché, diciamo, sull'onda del 23-24 marzo scorso c'è stata veramente una ondata di entusiasmo, oltre che di gente che ci è venuta a trovare in questa nostra città, che ha fatto capire a tutti, soprattutto in questo momento ai volontari di Conversano, al capogruppo Pino Galanto di Monopoli, che è qui con noi, ha fatto capire a tutti che qui c'è un potenziale enorme rispetto sia alle energie e alle risorse umane interessate eventualmente, sia al patrimonio artistico, architettonico, storico,
di cui questa città è piena. Naturalmente stasera noi siamo in compagnia di, diciamo, non so se si può definire storico, è un, diciamo, un grande esperto, ma soprattutto è una persona che racconta benissimo le cose che poi ci fa vedere e ci mostra. Mi fate arrossire, per piacere. Non da oggi, è il racconto, il saper raccontare, penso che sia una delle cose migliori. Diciamo, il dottor Fanizzi ci racconterà, ma soprattutto mi sento di poter dire, anche a nome dei colleghi che sono qui presenti, del sindaco, che questo che tu ci racconterai diventerà di per sé un itinerario e un percorso alternativo alle solite, ai soliti monumenti che noi conosciamo. Ci dobbiamo, dobbiamo avere una dimestichezza diversa con altri luoghi che non sono sempre i soliti. Noi conosciamo il castello, conosciamo la cattedrale, conosciamo San Benedetto, conosciamo San Cosimo, ma c'è tanto tanto altro. La nostra funzione, quella di amministratori, è quella di organizzare i percorsi, di organizzare la comunicazione, di saper comunicare sul patrimonio straordinario che noi abbiamo. Quindi solo lo stare insieme in questo caso, al FAI in questa serata, ad altre associazioni che si interessano della nostra cultura, del nostro patrimonio, solo lo stare insieme, noi conosciamo solo questo metodo per poter, diciamo, offrire la nostra città, i nostri luoghi a tutti coloro che, diciamo, volessero visitarci. Noi siamo, diciamo, all'interno di una manifestazione, anche questa manifestazione di stasera è all'interno di una manifestazione molto più grande che quella del maggio contestatese, con la quale stiamo cercando, siamo solo all'inizio, noi non consideriamo solo l'inizio di un percorso, stiamo cercando di curare anche l'estetica, è un, diciamo, percorso difficilissimo, c'è tantissimo ancora da fare, ma tanto per davvero, però stiamo cercando di mettere insieme delle, diciamo, degli elementi che possano farci veramente decollare rispetto ad un'offerta di qualità e di spessore. Mettere insieme i luoghi della nostra storia, mettere insieme i prodotti identitari che sono quelli che nella ciliegia, anche se, diciamo, in queste ore sappiamo tutti la sofferenza di quel mondo rispetto a quel prodotto, e mettere insieme anche l'aspetto floreale per l'arredo urbano. Si tratta di un grande patto di collaborazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Questo stiamo cercando di fare e dobbiamo farlo, sappiamo farlo solo se accanto a quello che stasera ci sarà raccontato noi riusciremo a mettere anche altri elementi che sono sicuramente aggiuntivi, ma che possano offrire tutti insieme veramente un prodotto che è il prodotto della nostra identità e della nostra storia. Noi su questo insistiamo sempre, l'identità, la nostra identità è un qualcosa dalla quale noi non possiamo mai allontanarci, e l'identità sicuramente potrebbe essere il nostro valore, non aggiunto, ma il valore in sé. È un valore la nostra identità, la nostra storia, la nostra capacità di guardare alle radici, ma di guardare anche all'evoluzione, agli aspetti tecnologici, all'applicazione della tecnologia anche a questi elementi che sono appunto gli elementi storici. Per cui io ringrazio tutti i partecipanti, questo è il potenziale, un'energia enorme che si sprigiona stasera qui con questa attenzione. Penso che potremo fare delle belle cose insieme. Grazie a tutti. Allora, entriamo nel vivo della nostra serata. Parlavamo poco fa con Torino Fanizzi, è importante anche la presenza dei giovani, ne vedo tanti. Qui si gettano le basi per una consapevolezza della tutela del territorio. E gli scempi che sono accaduti negli anni 70, negli anni 80,
probabilmente non sarebbero accaduti se ci fosse stata maggiore attenzione, parlo non solo di Conversano ma di tutta la nostra Italia. Si sono perse spesso tracce storiche importanti, importantissime della nostra storia, e tutto è passato inosservato. Ora, che questo non accada più, perché le nostre radici sono queste, e ai giovani lanciamo questo appello a unirsi a noi in questa piccola battaglia, che poi non è così piccola, perché si muove tutto intorno all'ambiente in cui viviamo. Stasera Primo Farizzi ci parlerà delle chiese scomparse e dimenticate di Conversano, ma vi assicuro che ci sono altri interessantissimi capitoli in corso d'opera che saranno aperti e che altri luoghi del cuore, chiamiamoli così, come fa il Fondo per l'Ambiente Italiano, che riscopriremo, che ci appartengono e che forse non conosciamo, così come tutte le belle cose che ci racconta stasera Tonino, perché è una scoperta piccola, progressiva, ma sempre molto interessante. A voi Tonino Farizzi. Buonasera a tutti. Il mio intervento ha lo scopo di fornire, nell'ambito delle finalità del FAI, notizie relative a chiese scomparse nel centro storico della città. Per ora ci limitiamo al centro storico, perché naturalmente ce ne sono tantissime in campagna. Tanti anni fa con il professor Labate ci occupavamo delle chiese rurali di cui esistono ancora non moltissimi esempi, ma ce n'erano tantissime. Quindi ecco, per questa volta ci occupiamo delle chiese del centro storico. Il rilevante numero di chiese che sono tuttora in città dimostrano la profonda religiosità della nostra città, ma costituiscono anche un'importante testimonianza per la storia economica della stessa. Tutte le chiese, infatti, possedevano un ricco patrimonio immobiliare costituito da case, fondi rustici, masserie, animali, eccetera, concessi poi a singoli individui per le loro coltivazioni e la loro rendita. Il capitolo cattedrale e le confraternite gestivano anche patrimoni in denaro attraverso la concessione di mutui. Nel 1990 nella rivista Storia e Cultura in Terra di Bari pubblicai una ricerca sulla toponomastica di Conversano. E su iniziativa di Don Angelo Fanelli a breve sarà ripubblicata una seconda edizione di quella ricerca nella collana Crescamus. Approfitto per dirvi che siccome parlerò dell'opuscolo pubblicato recentemente nel novembre scorso da Angelo Fanelli, sono disponibili un po' di copie, quindi chi è interessato può acquistarle con un contributo minimo, perché contiene gli atti della Santa Visita di Monsignor Gennaro Carelli, di cui adesso vi dirò. Appunto Don Angelo nel novembre dell'anno scorso ha pubblicato questi atti della Santa Visita avvenuta nel novembre 1803. Da prima Monsignor Carelli si recò davanti, all'inizio della visita, si recò davanti all'altare del Santissimo Sacramento nella cappella della Madonna della Fonte e poi si recò a visitare il Fonte Battesimale. Quel fonte battesimale proveniva dalla distrutta chiesa dell'Annunziata di Castiglione, poi scomparso senza lasciare traccia. Nella mia esposizione non seguirò l'itinerario di Monsignor Carelli, ma quello di una ideale passeggiata che sarà realmente effettuata, tempo permettendo, domenica pomeriggio. Adesso prenderemo magari adesioni per chi volesse fare questa passeggiata domenica pomeriggio, se non piove. E quindi vedere dal vivo le chiese di cui adesso vi parlerò. Iniziamo dalla chiesa che era nel castello della nostra città e che era posta in capite aule magne di Castri, cioè a capo della sala della galleria dovrebbe essere, quindi una delle sale, o quella vicina alla torre cilindrica oppure quella opposta. Non lo sappiamo precisamente perché non è rimasta nessunissima traccia di questa chiesa che era appunto nel castello.
che inizialmente doveva essere dedicata probabilmente a San Nicola, perché la notizia più antica relativa a questa cappella è nel testamento di Gualtieri VI, il conte di Conversano, Gualtieri di Brienne, del 18 luglio 1347. Egli dispose di fondare un beneficio di patronato della sua famiglia dedicato a San Nicola proprio nella cappella del castello di Conversano. Giuridicamente il beneficio consisteva in una massa di beni il ricavato dei quali serviva ad assolvere oneri connessi principalmente con la celebrazione delle messe, e in genere il fondatore si riservava il diritto di nominare e di ordinare la successione di tale investitura. Nei secoli successivi, purtroppo, con l'inflazione, con la soppressione poi avvenuta dopo il 1860 degli enti religiosi, sono finiti praticamente tutti questi benefici, con la conseguente vendita dei loro immobili. Nella seconda metà del 400 invece abbiamo testimonianza, sempre ritornando alla chiesa del castello, di una chiesa dedicata a San Giorgio Intus Castrum, che era, costituiva uno dei benefici di Casa Quariba. Nell'inventario dei beni di Gian Girolamo II del 1666 si dice che in questa cappella vi erano 78 quadri, fra grandi e piccoli, quindi doveva essere abbastanza grande. Purtroppo la cappella di San Giorgio è scomparsa senza lasciare tracce. Una chiesa invece della quale rimangono tracce, di patronato pure di Casa Quariba d'Aragona, era la cappella di San Nicola in Porta Vetere, la quale si trovava presumibilmente a ridosso della porta antica della città. Monsignor Carelli non fece cenno di questa chiesa perché nel 1803 era già scomparsa. Un'altra chiesa che era nel centro storico, in via San Giuseppe, al posto dell'omonima chiesa costruita tra il 1699 e il 1702, vi era una chiesa precedentemente, vi era una chiesa dedicata alla Madonna della Purità. Di quella chiesa sopravvive un piccolo affresco inserito in una macchina lignea barocca. Invece accanto al Palazzo Vescovile si trovava la chiesa dell'Annunziata Prope Castrum, per distinguerla dall'Annunziata del Casalvecchio, di cui adesso diremo. L'Annunziata Prope Castrum era pure di patronato dei conti di Conversano, della quale finora le notizie più antiche risalgono al 1474. La chiesa è ora compresa nel palazzo ottocentesco attiguo al Palazzo Vescovile, già di proprietà di Casa Quariba d'Aragone, quindi permutato a metà Settecento dal cappellano Don Girolamo Lanfranco Tassia, con 100 tomoli di terre detto il pacco di Giacomardo, già dote del beneficio di Santa Maria di Campli, eretto in una chiesa rurale sita in contrada Gorgorenzo e quindi dalle parti della chiesa di Santa Maria dell'Isola, pure questa chiesa andata in rovina a metà Settecento e quindi scomparsa completamente. La chiesa dell'Annunziata Prope Castrum appunto fu uno dei benefici di Casa Quariba, insieme alla chiesa del castello, alla chiesa di San Nicola in Porta Vetere, di Santa Caterina Extramenia, la famosissima Santa Caterina, all'altare di San Bartolomeo in Santa Chiara, alla chiesa di San Leonardo e alla chiesa rurale dedicata ai Santi Medici, sita in contrada Tre Pergole. Probabilmente... Aspetta, io non vedo. Questo è San Giuseppe. Vai adesso. Aspetta, torna indietro. Probabilmente di fronte alla chiesa dell'Annunziata, che l'Annunziata è un locale di proprietà, se lo posso dire, di Angelo Carrieri, e sotto il piano terra della casa di Angelo Carrieri c'è questo locale che è l'antica chiesa dell'Annunziata Prope Castrum, scomparsa già ai primi dell'Ottocento naturalmente, perché fu visitata dal vescovo, la trovò non sufficientemente curata e quindi decise che fosse chiusa. Però siamo riusciti a individuare almeno dove era. Invece, probabilmente di fronte alla chiesa dell'Annunziata
Propecastrum c'era la chiesa di San Pietro o apostolo o martire, non si capisce bene, inizialmente apostolo di patronato della mensa vescovile disse Monsignor Carelli. In realtà la chiesa di San Pietro era di proprietà del vescovado di Montepeluso, ora il Sina. Ai primi dell'Ottocento, con le sue rendite immobiliari, era però stata affittata la mensa vescovile di Conversano, per questo Monsignor Carelli dice che era della mensa vescovile Conversano, se non era così. Secondo Paolo Antonio Tassia, questa era la chiesa più antica di Conversano, collegata direttamente alla mitica presenza in Conversano di, appunto al passaggio di San Pietro sbarcato dalle parti di San Pietro in Bevagna e poi proseguì per Roma e quindi sarebbe passato da Conversano, dice la leggenda, come anche una leggenda quella che predicò ai contadini che stavano presso la masseria di San Pietro, che è all'inizio sulla via per Castellana, e quindi per questo la chiesa si chiama di San Pietro, la masseria con la relativa chiesa si chiama di San Pietro, proprio perché, dice Paolo Antonio Tassia, lì predicò ai contadini. Naturalmente è una pura leggenda perché non ci sono naturalmente testimonianze in merito. La chiesa di San Pietro esisteva già nel 1072. Non sappiamo in quale anno, però, essa fu donata dal conte di Conversano Goffredo al monastero di Santa Maria di Iuso in Agro di Montepeluso. Per rendere autonomo il monastero di Montepeluso, concesso dall'arcivescovo di Acerenza all'abbazia di San Lorenzo di Aversa, il conte Goffredo offrì nel 1093 a quest'ultima chiesa la chiesa di San Nicola in Pinna di Monopoli. Fino al 1370 la chiesa appartenne a quel monastero. In quell'anno, ecco, probabilmente la chiesa è questa porticina che si vede, che attualmente è lo studio del notaio, e probabilmente quella è la chiesa di San Pietro, perché purtroppo per quante ne abbia chieste la chiesa a Don Luca innamorato e tanti altri anziani che abitavano da quelle parti, nessuno mi seppe indicare nessuna traccia di questa chiesa. E quindi, siccome quel locale è orientato est-ovest, probabilmente potrebbe essere la chiesa di San Pietro, però non abbiamo alcuna certezza. Vi dicevo che fino al 1370 la chiesa appartenne a quel monastero, e in quell'anno distrutto dagli abitanti di Montepeluso, supportati dal duca d'Andria Francesco del Balzo. I beni della chiesa pertanto furono attribuiti alla sede vescovile di Andria. Nel più antico protocollo notarile superstite della nostra città, quello di notario Jacopo Messire Goffredo, si trova un atto rogato il 12 novembre 1473 con il quale Don Francesco di Mastro Gualtiero, procuratore del vescovo Martino de Sotomayor, vescovo di Andria e di Montepeluso, appunto, ricevette da Eustasio de Marossia 29 ettari 10 gradi quale canone per l'affitto dei beni della chiesa di San Pietro Apostolo. Nel 1479 la diocesi di Montepeluso fu nuovamente istituita e pertanto la chiesa di Conversano trasferita ad essa. Da documenti conservati a Irsina si ha notizia che l'11 dicembre 1389 Notarangelo dell'arcidiacono di Conversano compilò un inventario dei beni della chiesa di Conversanese. Nel 1986, nel secondo numero della rivista Storia e Cultura in Terra di Bari, ho pubblicato un inventario del 1611 dei beni siti in Conversano e del suo territorio, redatto da notario Gian Vincenzo Giuliani. A metà dell'Ottocento la chiesa però è scomparsa senza lasciare tracce evidenti. L'ultima testimonianza è quella del canonico Donato Deiatta, il quale menziona la chiesa di San Pietro a Porta di Lauro, che è vicinissima naturalmente. Ho appunto, come ho già detto, ipotizzato che la chiesa possa essere lo studio notarile. Nei pressi del monastero di San Benedetto si trovava un'altra chiesa scomparsa senza lasciare tracce, quella del Monte di Pietà, fondata nel 1587 da Giovanni Antonio Marcucci,
ma che non sappiamo esattamente dove fosse ubicata. Il monte aveva come scopo quello di offrire alle ragazze che andavano a marito una dote di 50 ducati ciascuna. Passiamo ora alla chiesa di Ogni Santi. Si è aperta? Aspetta, vai. Ecco sì, questo potrebbe essere l'ingresso della porta, praticamente in quello spazio in via Martucci, prima della strada che va a Rapavilla. C'è un piccolo cortiletto, recentemente è stato chiuso con un cancello. In quello spazio c'era la chiesa di Santa Maria di Ogni Santi, pure questa scomparsa senza tracce evidenti. La più antica notizia di questa chiesa risale al 1241. Nel 1606 risulta di patronato della mensa vescovile, nel 1710 invece di patronato della famiglia Ferrante e nel 1830 di patronato del capitolo, e pertanto fu visitata da Monsignor Carelli. Però 7 anni dopo era ormai venuta e quindi scomparsa. Ai tempi della mia ricerca, come ho detto, pubblicata nel 1990, chiesi a un'anziana donna che abitava da quelle parti, mi indicò un locale dicendo che era stata lì la chiesa di Santa Maria di Zan, palese corruzione di Santa Maria dei Santi. Poco più oltre è la chiesa di Santa Caterina. Ecco, la chiesa di Santa Caterina, di cui per fortuna rimangono delle tracce, la quale risale niente meno che al XIV secolo, come si ricava dal testamento del Miles Angelo de Bado del 22 febbraio 1358. La chiesa fu per via di successioni poi di patronato delle famiglie Tarsia, Manieri e Rubiulo. Con l'estinzione delle famiglie Manieri e Rubiulo fu dalla metà del 600 di esclusivo patronato dei Tarsia. Però non sappiamo quando la chiesa fu sconsacrata e destinata a forno pubblico, destinazione che ha avuto fino a qualche decennio fa. Tra la strada Schiavelli prosegui. Sì, ecco, questo è l'arco di San Vitto. Tra le vie Schiavelli e via Lipari si trovava la strada Arco San Vito, ora denominato Vico II Schiavelli, che certo ricordava nella memoria cittadina l'antica chiesa dedicata al veneratissimo Santo Martire, della quale vi è traccia documentaria in un atto del 1237. Forse la chiesa è scomparsa da secoli, dal momento che non se ne trova traccia nelle superstiti visite pastorali dei vescovi di Conversano. Rimaneva però il ricordo attraverso il toponimo, o forse con la presenza di un'edicola sotto il relativo arco. Prosegui Alessandro. In via Capone, attiguo al Palazzo dei Capone, era il palazzo della famiglia Terami, estintasi nei Capone nel 1775. Sottostante adesso era la chiesa dedicata a San Martino, ricostruita intorno al 1640, ma di antica fondazione. No, si è arrivata a San Nicolò. No, prima. Aspetta. No, ce la siamo persa. Sarà avanti. Questa è Santa Caterina. Quella è Santa Caterina, brava, Santa Caterina. Hanno fatto sparire la diapositiva. Vabbè, vi spiego, i conversanisti la individueranno presto. Allora, comunque di questa chiesa si ha notizia in un documento del 1165, nel quale si menzionano delle terre incontrate a Bigetto, ora in angolo di Rutigliano, di proprietà della chiesa di San Martino, alla quale era annesso un monastero. Monastero che nel 1290 era abitato da Benedettine e a metà del secolo successivo da monaci, come risulta da un atto di permuta tra la badessa del monastero di San Benedetto ed un privato, nel quale interviene Bernardo Abbas Sancti Martini. Nel 1390 Fra Benedetto, abate sempre del monastero di San Martino, fu presente all'insediamento della badessa Francesca de Vienne del monastero di San Benedetto.
A fine Cinquecento, nel 1590, troviamo come rettore e abate nell'abbazia di San Martino il monopolitano Giambattista Onorato, il quale il 30 agosto 1575 cede l'abbazia di San Martino con tutti i suoi redditi al monastero di San Benedetto, in cambio di una pensione annua di 44 ducati. La monopolitano Francesco Maria Sforza, avendo trovato il monastero ormai disabitato, ne incamerò le vendite per aumentare quelle della mensa vescovile, cioè la mensa era la massa dei beni che serviva al sostentamento del vescovo. Nella chiesa di San Martino ebbe sede la confraternita del suffragio, abbandonata da questa per aver fatto costruire la chiesa del Purgatorio nel 1786, la chiesa di San Martino divenne la cappella del seminario, il quale era stato trasferito nel 1722 dalle case di Porta Acquaviva, Porta di Acquaviva delle Fonti naturalmente, perché di là attraverso Casa Massima si raggiungeva Acquaviva delle Fonti e non Corte Acquaviva, anche se è stata costruita nel 1600 quando era Corte di Conversano. Adriano Acquaviva non si chiama Acquaviva per gli Acquaviva di Conversano, per i corpi. La chiesa di San Martino pertanto divenne la chiesa del seminario e fu murata addirittura la porta d'ingresso per evitare che potessero entrare estranei, in particolare donne. Col trasferimento del seminario nel soppresso convento dei frati paolotti, la chiesa fu sconsacrata e successivamente adibita a bottega. Molti di noi ricordano la sede della bottega dei fratelli falegnani, dei fratelli Giacinto e Michele Colagrande in via Panaro. Penso che molti lo ricordino, no? Vabbè, i giovani no, non sanno dove era, però qualcuno, quello che vendeva anche la Bagogli. Monsignor Carelli visitò anche la chiesetta privata di San Domenico da Soriano, di patronato dei Tassi in Curia, fatta costruire nel 1637 dall'abate Ottavio Tassia, grande personaggio, fratello dell'abate Paolo Antonio, autore della prima storia di Conversano. Si chiama di San Domenico Soriano, ma è naturalmente il solito San Domenico di Guzman. Nel regno di Napoli era particolarmente venerato San Domenico da Soriano perché nel 14 settembre 1530 la Madonna, la Maddalena e Santa Caterina d'Alessandria lasciarono nella chiesa di San Domenico da Soriano una tela con l'immagine di San Domenico e quindi questo straordinario miracolo fece diventare San Domenico di Guzman San Domenico da Soriano. La chiesetta fu restaurata a cura dell'arciprete Don Nicola Tassia nel 1789. Esiste tuttora e potrebbe essere restaurata. Un'altra cappella, dedicata alla Madonna del Rosario e San Michele, fu fatta erigere nel suo palazzo dal magnifico Francesco Paolo Tassia nel 1721, al quale era annesso un beneficio dotato di 3 tomoli di terra incontrati a San Vito Nuovo, col peso di 3 messe l'anno. Primo beneficiato fu Don Adriano Tassia e successivamente Don Michele Tassia, vescovo della nostra diocesi dal 1751 al 1772. Alla famiglia Tassia appartenne anche un'importante chiesa, la chiesa di Santa Croce, fondata da Nicola Tassia nel 1370. Scusate, è rimasta sempre di patronato della famiglia. L'unica testimonianza di questa chiesa è un disegno che raffigura lo stemma, che però non sappiamo dove fosse collocato, dei Tassia con il capo di padronanza, cioè nella parte superiore, lo stemma degli Acquaviva d'Aragona. E il testo dell'epigrafe del 1601 fatto collocare dall'abate Gianfrancesco Tassia in occasione del restauro della chiesa. Una interessante testimonianza dell'importanza della toponomastica ci è offerta proprio da questa chiesa. Fino a pochi anni fa si usava accompagnare i funerali e quindi porgere le condoglianze all'inizio della via per il cimitero e nel linguaggio cittadino quel punto si definiva Santa Croce. Penso che molti di voi lo ricordino. Nella memoria cittadina è rimasto un toponimo relativo
dell'edificio scomparso da almeno due secoli, ciò perché quello era appunto il luogo dove si trovava la chiesa, della quale naturalmente non c'è assolutamente traccia. Solo nella pianta di Pacichelli si vede un minuscolo edificio, la seconda... Ecco, qui vedete la villa Garibaldi, questa segnata con la Q sotto, quella costruzione, questa è la chiesa di San Rocco, quella di fronte dovrebbe essere la chiesa di Santa Croce. E questa è l'unica testimonianza, però non esiste altro. Probabilmente le ossa che sono state trovate recentissimamente nella villa Sforza potrebbero essere collegate alla presenza di questa chiesa, però naturalmente sono tutte congetture, perché nei ritrovamenti non è stata trovata nessuna traccia, nessun oggetto che possa collegarsi con questa chiesa. Ritorniamo all'interno della città, al di fuori dell'arco Carelli, comunemente chiamato l'arco del pesce, perché quando c'era il mercato in piazza lì si vendeva, vicino all'arco si vendeva il pesce, quindi nel linguaggio popolare si indica l'arco Carelli come arco del pesce, e lì si trovavano la chiesa della Passione, tuttora esistente, costruita nel 1665 da due sacerdoti conversanisti, e quella di San Nicola, già alquanto trascurata al tempo della visita pastorale di Monsignor del Prete nel 1745. Nel 1799 fu destinata a sede della Guardia Municipale, e quindi profanata e scrosacrata. All'epoca della peste di Noia, nel 1816, il corpo di sicurezza fu aperto vicino alla barriera, ossia dinanzi alla porta del casale, cioè all'inizio della via per Castellano. E pertanto il vescovo chiese all'intendente, sempre Monsignor Gennaro Carelli, di Terra di Bari che la cappella venisse riaperta per ivi nei rudimenti della fede istruirsi le figliole e segregasse questi dai maschi che si istruirebbero nella cappella della Passione. Quindi rigida divisione dei ragazzi che frequentavano il catechismo. La chiesa è scomparsa da oltre due secoli, ma la sua presenza è tramandata dal toponimo via Forno San Nicola, sulla strada che è alle spalle dell'edificio. Nella strada, al piano terra del Palazzo Lopriore, c'era un forno esistente almeno dal XVI secolo, rimasto in esercizio fino a 30 anni fa. L'antica chiesa di San Nicola è adibita attualmente a studio dell'architetto Gianni Marco. Penso che lo conosciate tutti. Passiamo alla chiesa di Santa Maria la Nuova, che è la prima chiesa che invece visitò Monsignor Carelli. Non ci abbiamo, vabbè, ma tutti la conoscono. La chiesa di Santa Maria della Nuova si ritiene fatta costruire dagli abitanti di Castiglione, ma finora non è venuta fuori nessuna notizia relativa a questa notizia che ci è stata tramandata. Il titolo di Santa... Ci sono le fondazioni della chiesa, si vede l'abside. No, Santa Maria la Nuova, in via Ritto. Ah, no, io sto parlando della torre di Castiglione. No, quella è un'altra entusiasta, quella è la terza entusiasta. Anche la terza. Questa invece è una chiesa nel centro storico di Conversano, appunto dedicata alla Madonna della Nuova, per distinguerla dalla Madonna della Cattedrale dedicata alla Madonna Assunta. Dai documenti risulta che esisteva già nella seconda metà del 400, quindi è plausibile che sia stata costruita o fatta costruire dagli abitanti di Castiglione, i quali si trasferirono in massa in Conversano abbandonando il villaggio, non sappiamo per quale motivo. La chiesa fu poi di patronato della famiglia Manieri, poi passata dopo la loro estinzione alla famiglia Acquaviva di Monopoli, i quali Acquaviva di Monopoli erano oriundi conversanesi e originati da un figlio illegittimo del conte Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona. La chiesa nei primi anni 60 del Novecento fu privata dei suoi arredi per iniziativa del parroco dell'epoca. Si salvò solo il crocifisso
che per tradizione si dice proveniente dalla chiesa suddetta, dalla chiesa dell'Annunziata di Castiglione, e che ora è esposto nella chiesa di San Francesco. La chiesa dell'Annunziata del Casalvecchio, invece, per distinguerla da quella Prope Castrum, fu fatta costruire da una coppia di coniugi, Margherita di Giovanni Gisi e Pietro di Furello, nel 1444, e fu restaurata nel 1648. In essa, fino a molti anni fa, era in uso praticare la cerimonia del passapassa, che è un rito di passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Anch'essa ha subito il destino della chiesa della Madonna della Nuova, seppure in maniera meno disastrosa. Il sito in cui si trova il cinquecentesco monastero di Santa Chiara in precedenza era in parte occupata da una chiesa dedicata a San Bartolomeo, demolita per l'impianto del nuovo edificio. Nella chiesa di Santa Chiara si trovava un altare dedicato al santo, come ho già detto, di patronato degli Acquaviva d'Aragona. All'interno del monastero di Santa Chiara, in occasione degli ultimi lavori di restauro, si scoprì un'abside e si ritenne che quella fosse la residua testimonianza della chiesa di San Nicola in Porta Lettere. Si tratta invece di un ambiente attiguo al carcere della città, il quale era collocato nel torrione attiguo alla porta della cappella. È stata la professoressa Carmina De Toma a segnalare questa svista che c'era stata a proposito della chiesa di San Nicola in Porta Lettere. Vi dicevo che questa abside potrebbe essere relativa appunto a questo luogo destinato al culto, che era attivo al carcere, perché secondo gli usi antichi i carcerati pagavano uno ius lampade per la lampada che ardeva dinanzi a un'immagine sacra e che serviva pure naturalmente a fare luce nell'ambiente. Un'altra chiesa scomparsa, ma in parte per fortuna, è la chiesa di San Gaetano. Ci soccorre la toponomastica, pur essendo stata la chiesa sconsacrata da oltre due secoli. I vicoli circostanti l'antica chiesetta sono ancora dedicati a San Gaetano, luogo dove pure sorgeva la Giudecca di Conversano, scomparsa ai primi del XVI secolo, però rimasta nella memoria cittadina. La chiesa ha sulla facciata una graziosa finestrella decorata sulla chiave di arco con lo stemma, il presunto stemma della famiglia Vitto, e sull'architrave della porta d'accesso della una benaurante epigrafe ut custodiat te in omnibus viis tuis. Questa chiesa di San Gaetano ha di sotto un'enorme cavità che serviva per contenere le ossa dei sepolcri della cattedrale. I sepolcri della cattedrale venivano periodicamente svuotati e pertanto le ossa venivano poi messe in questo enorme contenitore, questa enorme cripta che è tuttora sotto la chiesa di San Gaetano, la quale poi, essendo stata sconsacrata, diventò una casa privata, però è almeno individuabile. Ecco, questa è una delle tante emergenze di Conversano. In conclusione di questa lunga chiacchierata, la conclusione è che vi invito a conoscere queste testimonianze del passato della città, è anche finalizzata la loro possibile conservazione e dal loro restauro, secondo la filosofia del fai che il gruppo conversanese, pur da poco costituito, cercherà di portare avanti. Perdonatemi se ho abusato della vostra pazienza e buona serata a tutti.